Rap Inside, quando vivo, quando scrivo, se respiro. Rap Inside, quando sfido, la mia pino uscita nel destino. Rap Inside, quando vivo, quando scrivo, se respiro. Rap Inside, quando grido, dentro un micro e sfido il mio destino. E bentornati a una nuova, incredibile, entusiasmante, mentalmente deformante puntata del Rap Inside. Qui in compagnia del vostro caro Mad Jack abbiamo alla mia destra Mr. Cromosoma. Yeah, ragazzi, buonasera. E alla mia sinistra Mr. Bova. Alleluia. Come potete capire, stasera sarà una grande serata all'insegna della demenza. Comunque, un grande. Cosa vogliamo fare stasera? Guarda, stasera innanzitutto è molto scialla, cioè nel senso, stasera siamo un po' più tranquillini. Si chiacchiera un po', sì. abbiamo una bella selezione musicale, abbiamo veramente pezzi scelti veramente col contagocce, quindi ci sarà molto da divertirsi innanzitutto. Ok, quindi sound selecta tranquilla, ricordiamo ai ragazzi che ci radio ascoltano, che ci possono ascoltare su 87.5 98 FM, oppure su radiovenere.net in streaming, o ancora dove? Su TuneIn, l'app gratuita, cercando Radio Venere Bella Musica, e direi di partire col primo pezzo. Walter, mettimelo in sottofondo, che tanto c'è un bell'intro piano piano. Questa è una grande puntata, ragazzi, perché dovete tenere conto che è la nona puntata del Rap Inside. Abbiamo fatto 2 mesi e una settimana. Non sono mai durati così tanto. Non è vero, dai. Penso che ci andiamo ad ascoltare una pietra miliare, ragazzi. È Vinnie Paz, End of the Day. Bless. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. And the chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us try to be slaves. And everybody's just walking around, heading to clouds, and won't awaken to a dead in the grave. But then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end of days. Everybody is slaves, only some are aware that the government releasing poison in the air. That's the reason I collect so many guns in my lair. I ain't never caught slipping, never underprepared. Yeah, they shade sign on me, they just spring it proudly. George Bush, the grandson of Aleister Crowley. They want you to believe the lie that the enemy's Saudi. The enemy ain't Saudi, the enemy around me. It's fluoride in the water, but nobody know that. It's also a prominent ingredient in Prozac. For real? How could any government bestow that upon people who believe in political throwback? That's not all that I'm here to present you. I know about the Black Pope in Solomon's temple. Yeah. About the Vatican assassins and how they will get you. And how they clone Barack Hussein Obama in a test tube. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? Motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us fight and be slaves. And everybody's just walking around, out in the clouds, and won't awaken to a dead in the grave. By then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end. Whoever built the pyramids had knowledge of electrical power, and you know that that's the information that they suppress and devour. Who you think the motherfuckers that crashed in the tower? Who you think that made it turn into ash in an hour? The same ones that invaded Jerome, the ones that never told you about the skeletons on the moon. Yeah, the ones that poison all the food you consume, the ones that never told you about the Mount Vesuvius tombs. The bird flu is a lie, the swan flu is a lie. Why would that even come as a surprise? Yeah, the polio vaccine made you die. It caused cancer and it cost a lot of people their lives. Do y'all know about Bohemian Grove? How the world leaders sacrifice the children in robes? Lucifer is God in the public school system. I suggest you open up your ears and you listen. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us fight and be slaves. And everybody's just walking around, head in the clouds, and won't awaken to a dead in the grave. But then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end of days. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. If you can persuade them that what they see with their eyes is what there is to see, you've got
Mamma mia ragazzi, mamma mia Vinny Paz ragazzi, il secondo mio rapper preferito. Il primo so già qual è. Dillo Jack. Tech99. Oh yeah, Tech99. Quello che abbiamo appena ascoltato era Vinny Paz al secolo Vincenzo Luvinieri, amici miei, conosciuto anche con l'AKA di Paz Mayan Devil, con il brano tratto da Season of the Assassin, album del 2010. Naturalmente ragazzi è uno dei capolavori del maestro Paz, insieme al featuring che noi ascoltiamo qua nel ritornello di Block McCloud, che tra l'altro ha un nome tipo quello di DuckTales, te lo ricordi? Quello delle avventure di Zio Paperone, Jack McCloud. Ma dove gli va la testa, ragazzi? Ma come fai? Ma come? Eppure una testa grande, io non so da dove gli Ma vengo. Come fai? Le idee mi sbattono da parete a parete. Ma come fai? Comunque, quando sentiamo da solista in The Season of the Assassin, però solitamente siamo anche abituati ad ascoltarlo con i Jedi Mind. E ancora meglio, mamma ultimamente, mia, con gli Army of Pharaohs. Di cui Jack McCloud gli ha. Jack McCloud. Brock McCloud. Oh Jack. No ragazzi, non ci siamo. No? È anche lui un componente. Tutti i ragazzi di Atlanta sono sì. Là. Vabbè, ma lui diciamo che lui è cresciuto ad Atlanta, ma è nato in Sicilia, sai? È nato in provincia di Agrigento. Azzo. Siamo quasi compaesani con Vinny Paz. Infatti l'hai campionato. Non l'ho campionato. Gli ho rubato la base. Non l'ho campionata. Comunque non importa, in queste cose nel rap si possono fare. Un saluto a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, all'Arcan Family, a Mr. Walter Bisturi De Flores, che The Flowers. Ma io non mi lasci di parole, ragazzi, è tremendo. Andiamo col prossimo pezzo. Sarà lo streptococco. No, che streptococco. Questo è il rapper che si è fatto rapper vendendo crack. E bagasce. E bagasce. Il prossimo pezzo, Snoop Dogg, My Medicine. Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Jack be nimble, Jack be quick, Jack kept the spoon on the candlestick. Dope stick pimping on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine. That prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey, but you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, the more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. Yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Got to walk and figure ace what he told the chill. Come rain, come shine, come snow if it's sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, pants on fire. Girl, I love you. I love you though. Yeah. Mamma mia, Bova, che ti è sembrato? And I'm feeling. Sì. Viva! Cose a caso! Viva! Viva! Bova pesca nella lotteria, che è la sua mente, la prima cosa che gli viene.
grande pezzo, che me dici? Un bellissimo pezzo country blues rap, c'è un misto di tutto, cioè dall'estratto da pezzo estratto dal disco Ego Trippin', yeah, del 2008. Il pezzo è prodotto e scritto da Everlast, io non sapevo questo, che comunque figura nei crediti del disco. Yes, si deduce come noi leggiamo le scalette per il radio. No, vabbè, nel l'ha senso saputo perché si è informato. L'ho saputo leggendo la scaletta, ma non adesso, leggendola prima. Diciamo che, tra l'altro, vedi, questo non l'avevo letto, però lo dicevamo prima, che ha un suono che ricorda moltissimo i pezzi di Johnny Cash. Yes, infatti anche Walter Bisto di The Forest ci domandava, ma è blues, ragazzi? E il bello del rap, Walter, ci si mischia, ci si mescola il più possibile inimmaginabile. E che mi dici, ci sono novità su Snoop Dogg, lo? Ma le novità sono che tra pochissimo sta per sfornare il suo nuovo album Bush. Ma ancora come si chiama George. Snoop Lion? No, a parte che si dice Lion, comunque è Lion, però è ritornato alle sue origini, diciamo. Ha capito che fare reggae non era per lui, anche se secondo me ha tirato fuori dei pezzi. Red Light. Io ho sentito un pezzo con Eddie Murphy, mi sembra. Red Light. Dai. Stop right, yeah, and what you want. Dai, che è qualcosa di fantastico quel pezzo. Comunque il prossimo album Bush sarà interamente prodotto da quel volpone di Pharrell Williams. Madonna mia, ma quanti soldi ha? Quanti soldi fa a fare? Ma cosa fa lui nella vita? No, non l'approfittatore. Cosa approfitta? Approfitta di lo persone scroccone. Con talento per scroccare. Cosa fai di mestiere? Io scrocco, come il bovo. Diciamo che il bovo è il nostro Pharrell Williams. È vero. No, quello è Peppe, ragazzi. No. Salutiamo Peppe che è lì in regia che ci guarda brutto. Ciao Peppe. Salutiamo la Cordì che ci sta seguendo. Ciao Cordi. Passiamo al prossimo pezzo. Il prossimo pezzo che l'ho sognato, meno male. Aspetta, io questa la voglio sapere. Che significa ho sognato Enzi? Perché in pratica dovevamo organizzare il Rap Inside. Ho sognato che chiamavamo Enzi. Impatica, ha detto. Impatica Domo. Tale Babatto. Dio. Dai. Però guarda, a me sai cosa mi sta solo sul, diciamo, sulle scatole di Enzi? Che grasso? No, non è che c'entra. Che vuole fare il grasso, vuole fare il B.I.G. Ma non puoi fare il B.I.G. Se non sei B.I.G. Se non sei grasso, proprio grasso. Devi essere grasso nell'anima. Nel cuore. Devi avere il colesterolo alto per essere un B.I.G. Comunque, ragazzi, la prossima che andiamo ad ascoltarci, il prossimo pezzo è la title track dell'omonimo album Era tutto un sogno dell'anno 2012. Esatto. Uscito sotto tanta roba Universal. Ragazzi, grande. Io sento molto il suono nella produzione, molto East Coast. C'è proprio. Sì, ma stiamo attenti che sarà qualche pacchetto rumeno di ortopedici. La produzione, infatti, è made in ortopedici. Quindi potrebbe essere. Enzi. Vai. Leggevo a L tutto il giorno, non conoscevo ancora niente di quel mondo. Ricordo che provavo a fare il rap, due giradischi in un garage, quattro dischi e il poster di Tupac. Tutti mi chiamavano Repuso, quartiere complicato, il diverso viene escluso. Tutti i miei amici andavano a ballare domenica pomeriggio in discoteca. Io chiuso nei miei testi come in biblioteca, loro mettevano i Levi's stretti. Io avevo i vecchi, le cuffie e il bomber, loro avevano il Teddy e ascoltavano Gigi Dag con le Voyage. Io viaggiavo con Lauryn Hill nel pezzo con Nas, sognavo, se avessi comandato il mondo lo avrei cambiato. Ora ripensa a quello che c'è stato e rifarei tutto da capo se tornassi indietro. DJ manda il disco da capo che torniamo indietro. Volerai tra i ricordi ed occhi chiusi se nemi break. Scoprirai che a quel sogno devi tutto ciò che sei. Se ti guardi indietro rivedi indelebili immagini che non torneranno mai. Ma sono la forza sulla prima play, già non facevano più one two con Albertino sul radio DJ. Siamo a cavallo del 2000, l'hip hop declina e io vivevo nelle storie di 10 anni prima. Ma ascoltavo le puntate su cassetta e in cameretta spostavo via la tenda. Fuori cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda e mi allenavo a fare freestyle copiando Neffa. Sembravamo una setta, la chiamavamo scena, così pochi che avrei potuto anche invitarli a cena. Ma quale moda passeggera, è una passione vera, un esercito di mosche bianche, una sola bandiera.
questo è per chi c'era, per chi cantava ce n'è, anche quando non ce n'era. Ora guarda la nazione sotto quello stesso groove e sorridi perché nonostante tutto lo sognavi pure tu. Ho visto, me li ricordo, non è solo musica, è tutto il mio mondo. Vedi, senza valori niente crescerà. Mi guardo intorno, non c'è niente di cui abbia bisogno, perché tutto questo era tutto un sogno. She gives in every time that I spin. Square up, bow down to the kings of the hall. We way gone, talk shit while we ball. So what's cracking with y'all? Native New Yorker, the slick talker, keep shit in order. Call a reporter, stepping like British walkers. Legendary swag fluent, see the influence, see how we do it. Get him into it steadily, got him stupid, so undisputed. Act full, back tool, till they pop off. Police crowd up the street, blocking them off, locking them off. Got these niggas wildin' while I signal my soldiers. Bossing it up, maintaining composure, stand on the sofa. 30 bottles, 20 waitresses, bring them over. See how we light up shit, nigga, call a promoter. Tell that nigga, bring the bag, better hurry up with it and count the money up proper, cause you can get it. Yeah, I feel good, don't it? Yeah, you West on the check-in. Yeah. You send me somewhere. Right about now, ladies and gentlemen, you should be in your car turning it up past 10. And not just my it's the abstract and the dragon. He keeps you me happy. You sit Busta Rhymes. And yours truly bringing you the formality to Kid Capri. Settle up, saddle up, and let's go. Good times, only difference, niggas making it dope. Chatter is up, peep the way we batter it up. On top of the mountain, folding the ladder up. You're dead and done, rip up your paper, cause your status is none. Transfix on the strings of the page. Whether chopper or gauge, you're just a single, cause you wouldn't engage. Turned up with the script on the cup, you keep the goblins with us. See how we push, sometime my mind forget cough. Beat him in the head, boop-a-dee-dee-bop, zippity-boof. Beat him in the head again, stop killing me, wolf. Wop, beat a nigga till he drop, piggity-poof. Oxy and me puss, he don't want no problem with niggas. Fuck it, let's get to drinking poison.
in our livers, damn it, we sinners. When me and Abstract together, see, we deliver. She got me touching it, fucking all on my fingers, damn it, we winners. Pillars of this rap shit, homie, they know. Kill anything till it's time for me to go. That's when I bomb it with a blowin' and I black and get a little bit dummy. The microphone is bleeding, you should take it from me. Incredibly, we do it in the resume. The music, I tune it, YouTube it, it can never ever be refuted. It's naughty for niggas and naughty for ninas, bitches and ballerinas, ballers and in-betweeners, blatant non-believers and overachievers, kicking it in Bailey, Adidas, drink gallons of liters. All of you must reconcile the leaders. She's begging to eat us, and her man's attitude defeaters, but never a scandal, because me and Bust, we prone to handle with gentlemen. Not to mention we veterans, taking Mimi some medicine. For our black, you should get off my premises. Better fly, you pelican, idiot-ass niggas. But then again, you need a suit for your funeral measurements. See, we doing it effortless. It's never getting no better than this. Giving you shit that you miss, a better preference. Watch me turn them to skeletons. See how I come and bring out the betterness. Thomas with it, I rep the foreverness. Flying United Emirates, size private plane, that kind of etiquette. Purchasing diamonds, handle them delicate. Now you need you a better ref. You can peep us regular, and see we all in this bitch like we ain't never left. Never left. Oh yeah. Oh yeah. E ben trovati e ben ritornati, Rap Inside, puntata 9. Quello che abbiamo appena ascoltato era Busta Rhymes featuring Q-Tip. Thank you. Erano proprio loro, amici miei, Q-Tip from the A Tribe Called Quest, il gruppo preferito da Neff, amici miei, con tutto il nostro bellissimo charm. Charm. Va bene, va bene. Dall'album tratto da The Abstract and the Dragon. The Abstract, amici miei, che è Q-Tip e The Dragon, che l'avete capito, è il mitico, yeah. Busta Rhymes. Bova, voglio un'opinione. No, non ho niente da dire, però mi hanno mandato un messaggio. Sì. Dovevo dire a Lorenzo che ci sono persone che vogliono stare sul suo comodino. Cosa mai? Cosa mai? Non lo so che cosa vuol dire. Cosa diavolo vuol dire? Non lo so. Gente che vuole stare sul mio comodino. Ok. Oh yeah, va bene. Allora, tra la lampadina, i fumetti di The Walking Dead e il giralibro del Trono di Spade, non so se c'è spazio, però. E Biggie? Biggie. Lolly, che ne pensi del pezzo? Guarda, questo Q-Tip non lo conoscevo, sai? Sinceramente, mi sento ignorante, ma non lo conoscevo, perché ignorando. Veramente, veramente mostruoso. Cioè, fatto 16 barre d'un fiato, che ero così proprio. Cioè, proprio. Poi vabbè, di Basta, basta, boh, cioè, basta, c'è poco da dire, purtroppo, cioè, basta. Poi tra l'altro hai visto che più ingrassa e diventa grosso, più... Aspetta ragazzi, io no, vi devo far fare da Giacomo, da Jack, l'imitazione di Busta Rhymes. Vai Jack, 3, 2, no, dai, concentrati, so che lo sai fare. 3, 2, 1... Skibidi pa, pipiti po. Comunque, bel pezzo. Andiamo avanti, amici miei, andiamo avanti in questo magnifico viaggio chiamato esperienza musicale col Bova. Io ascolto Jet. Casa circondariale con Bova. Posso fare una piccola parentesi? Posso dire, invece di scrivere a Vincenzo sul cellulare, perché il numero di Vincenzo è raro avercelo, no? Scrivete sulla nostra pagina Rap Inside Dritto in Poetry, fateci qualsiasi domanda riguardante la qualunque, dall'agricoltura alla pastorizia alla musica in generale, che proveremo a rispondervi in diretta qui. Il nostro caro Jesus ce la recapiterà in busta chiusa e noi vi potremo rispondere. Andiamo avanti, prossimo pezzo, un altro album storico, un altro pezzo storico, Chaos One featuring Turi Music. Mettila sul ridere, mi sa che tanto è l'unica, ma non sta a te decidere il valore di sta musica. Non puoi capire questa musica se non è amore per sta musica, puoi solo uccidere sta musica. Mettila sul ridere, mi sa che tanto è l'unica, ma non sta a te decidere il valore di sta musica. Non puoi capire questa musica se non è amore per sta musica, puoi solo. Le risate, le cazzate qua si sprecano. Se porti le tue note ossigenate o porti il tetano. Volete che completano sta lista di idiozie, suonerie per il telefono, più altre porcherie, manie che si moltiplicano in serie, sempre meno serie, ipocrisie che adesso sporcano queste materie. Sistema serie, il tuo rimedio non ci arriva, generazioni intere con la radio radioattiva. Ci metti l'IVA, poi bollino bello in vista. Per te è un bene di lusso, per me è un lusso che esista. Come che mo in pista, adesso è il tuo andamento, ok? Sei bravi in freestyle, ma c'hai il culo di cemento. E poi resta qua un momento e dopo ascolta il materiale. E sta musica in fermento, o la vostra è andata male. Con me che il prezzo è uguale, pure se lo metti in saldo. La vittima è la musica e il suo corpo è ancora caldo. Mettila sul ridere, mi sa che tanto è l'unica, ma non sta a te decidere il valore di sta musica. Non puoi capire questa musica
valore, mi sa che tanto è l'unica. Ma non state a decidere il valore di sta musica. Non puoi capire questa musica se non è amore per sta musica. Puoi solo, solo parole come prole, perché il padre che lo vuole. Qui si aspetta il sole con dei grossi buchi nelle suole. Occorre più calore con un misto di colore. Tutti che si credono Dio in un convento senza suore. Da sempre lacrime e sudore. La musica ora è stanca, adesso campa con un defibrillatore. Viviamo a denti stretti nell'orrore. E tutto sto dolore costa caro come il nostro posteriore. Intanto adesso aspetto un intervallo. Ma è un mare di pattume anche se tu vuoi negarlo. E io so il fatto mio e rido, però sì che so farlo. Ma dura stare a galla coi coglioni di metallo. Ricorda, io non parlo, ma se parlo c'è giustizia. Ricorda che il mio nome vale più di una perizia. La vittima è la musica, io so chi la sevizia. Anche se il testimone si ritrova dentro un sacco di immondizia. Mettila sul ridere, mi sa che tanto è l'unica. Ma non sta a te decidere il valore di sta musica. Non puoi capire questa musica se non è amore per sta musica. Puoi solo uccidere sta musica. Mettila sul ridere, mi sa che tanto è l'unica. Ma non sta a te decidere il valore di sta musica. Non puoi capire questa musica se non è amore per sta musica. Puoi solo, solo stare a calcolare ogni specifica, aspettare una gratifica, restare a fare numero in classifica. Col premio della critica, mo fai la verifica. Se il pubblico si scalda solo con la fiamma ossidrica, c'è una modifica, si sa cos'è cambiato. Qualcuno si giustifica, dai vabbè ho sbagliato. Ma un risultato che moltiplica il suo intero significa che sul mercato vincono gli zero. Conta il dinero, sta roba basta dirla. Se il manager più serio è Charlie, faccia da pirla. Perché se vuoi seguirla qua c'è già un sentiero. Ma se puoi sostituirla non mi è chiaro il criterio. Ora altro che straniero, se la mia nazione è questa, resta ghiaccio nero come all'ultima tempesta. E se è una richiesta che permette di capire, tirale un colpo in testa, almeno smette di soffrire. Dalle un colpo in testa, almeno smette di soffrire. Madonna, amici miei, Madonna, che gusto ragazzi. C'è, c'è. Certo, per Boba, non si parla di fregnacce, stai tranquillo. Lo sappiamo che tu dai colpi in testa. Gente va fatta soffrire. Esatto, Vincenzo, esattissimo, così si fa. Niente, questa era music, perché non è music, è music. Yes, yes. Probabilmente gioco di parole riguardante arti di fellazio e di ingoi. Questa è tratta dall'album Karma del 2007, un disco che è una pietra miliare dell'hip hop. Cosa dire, di Caos? Di Caos non si può dire nulla. C'è uno dei Caos, ragazzi, come cosa puoi dire? Una colonna è una colonna ragazzi, Bova, chi ci sta guardando in webcam, per l'amor di Dio, guardate Bova. Ragazzi, c'è il Bova che qua mi fa stalking e non si può trasmettere, un po' di serietà. Allora, dicevamo, album del 2007, yeah. È una pietra miliare dell'hip hop, prodotto da DJ Trix, DJ Argento e Don Joe, amici miei, grandi featuring, tipo Turi, Colle del Fomento, e abbiamo anche, ahimè, anche i Dogo. Mai dogo ai tempi di Mephisto. Ma perché Bova devi fare come quello della TV che si metteva dietro i giornalisti a disturbarli? Che se devi fare il nostro disturbatore personale. Come si chiamava quello della TV? Che tra l'altro ha partecipato nel film con cosa? Paolini. Vincenzo Paolini Bova. E tra l'altro sai che Vincenzo, questo Paolini, ha partecipato in un film porno con cosa? Con come si chiama? Dai, quella che ha fatto tanto scandalo, che dice che l'hanno rapita gli alieni e l'hanno costretta a fare il film porno. Sara Tommasi ha fatto un film porno con Paolini. Ma come attore? Sì, come attore protagonista. Che fa il disturbatore. Passi il microfono a Walter, per favore. Dai, non ha detto niente. Beh, ragazzi, è cultura generale, mamma mia, non è che ho detto nulla di male. Perché vi diventate rossi così? Bene. Scusate, per questi momenti. No, va bene. Questi momenti di delirio. Chiedo scusa. Bova, finiscila. Comunque, stavamo dicendo, Caos ultimamente sembra si sia ritirato dalle scene, nel senso almeno come album. Non l'abbiamo sentito nemmeno più nei featuring. Vabbè, ma lui è così. Lui fa un album ogni 10-15 anni, come le Eclissi. È più veloce di Turi, almeno. L'avete vista l'Eclissi stamattina? No, dormivo. No. Come lavoravo. Dai, ragazzi, perché fate schifo. Uno dorme, l'altro lavora. Cioè, nessuno si gode gli spettacoli della natura. Te la sei goduta? Io sì. Come è stata? Intensa. Però c'era qui da noi, è stata percepita sia no per il 40%. Io volevo tipo alle 10:30 di mattina il buio pesto. Invece niente, non è successo. Il Bova si trasformava in licantropo alle 10 di mattina con il caffè latte. Dai, parliamo.
Comunque, comunque ti dicevo, è sparito perché è sparito dalle scene. E adesso lo ritroviamo in tour con i Good Old Boys, che sono lui, Cole e DJ Argento. Sarebbe bello portarlo, se non fosse che costa migliaia di euro. Ma vabbè, ma questo non Chaos importa. Pure costava assai. Sì, costa abbastanza, non lo possiamo dire in radio. Però con Chaos porti la qualità, ragazzi, cioè, sì. Paghi ma porti la qualità. Comunque andiamo avanti che siamo ancora al quinto pezzo, ragazzi, sì. Adesso passiamo al sesto. Un grande pezzo, dimmi tu, Lolly, lo vuoi introducere? Lo allora, introducilo? Prima, partendo dal presupposto faccio una premessa che è uno dei più grandi MC della storia. William Junior Griffin, in arte Rakim. Rakim. Tanto lo sai che lui ha fatto un documentario sulle prigioni, sul come si dice? Sulla saponetta? No, non sulla saponetta. Bova. Ma perché? Maledetto. Sulla quando praticamente i detenuti fanno lo sciopero della fame, no? Non mangiano in modo per star male, per essere diciamo spostati dalle celle in cui non vogliono stare. C'è un sistema in Messico, mi sembra, dove vengono nutriti a forza, e lui si è sottoposto a questa pratica. C'è un video, se cercate su internet lo trovate, che veramente fa come si vede che non è una vita sociale. Come ti nutrono a forza, lo da ti quale fanno, orifizio? No, dalla è bocca ti inseriscono. Calabrese. Hai presente la nonna calabrese quando vai domenica e ci sei già scafonato sabato sera? La nonna Paina. Esatto. Rakim ha fatto un documentario sulle nonne calabresi. mettiamolo così. Rakim, amici comunque, miei. Comunque, il pezzo è When I Be On The Mic. Yeah. To my real ill niggas, heavyweight hitters, go-getters, 50 ways to make figures. My niggas, they come on the spot to fail sisters, like the hair rail spitters, the kids on the ziggers. When it's ugly, then the club is lovely. Thugs be sipping Hennessy and bubbly. To my comrade, they keep it flaming hot on dangerous blocks, claiming spots where the goal is to be one of the top ranked soldiers. 45 holders, one of the high rollers. Get respect in the hood, credit is good. Knock it down, lumberjack style, baby, extra wood. Rock it all night long, the bang-a-thong, baby, keep hanging on. We like it with the lights on. Don't have to blow 20 down to get to know honey style. Show her the town, steal her heart, no money down. Internationally known when I be on the mic. Hard talk, real hell niggas. I'm internationally known, yo. Hard talk, real hell niggas. I'm internationally known when I be on the mic. Hard talk, real hell niggas. So all hell the honorable. How about some hardcore? Yeah, we like it raw for sure. Broads on the floor, wall to wall. It's more at the door, players ball to score. Cause this right here is for all of y'all. Rockin' my primo, yo, I got what you need, bro. You go see a show smoking El Mio. And DJs play hits with hard bass kicks. And then they display tricks like the Matrix. Make the record fly, undetected by the naked eye. Don't just feel the vibe, cause your ears never lie. Nowadays, DJs bags of tricks graphic. On some behind the back shit, catching and scratching. Blast it, this kid got his craft mastered. Hands is mad quick like he mixed with magic. Spin it back and forth and grab it. And know just where it is. There it is. Internationally known when I be on the mic. Hard talk, real hell niggas. I'm internationally known, yo. Hard talk, real hell niggas. I'm internationally known when I be on the mic. Hard talk, real hell niggas. So all help the honorable. Jamali peace with the murderous mystiques. I hit the street with beats and they critique for weeks. They be like, how that kid ride reach the peak. Pull out the heat and use my technique to speak. It's dangerous, sit calm and explain to kids what part of the game this is and foreign languages. They hold raws events in different continents. Put my lyrical contents in monuments and ghetto garments. I rock a towel like a pharaoh. Mind travel, design style like apparel. My fashions last long as a lifetime. Cause I can see the future when the guard right rhyme. They mad cause I managed to reign so long. Like they dance to get money done came and gone. This is strictly for my listeners on the corners at night. And the sisters that be keeping us right when I be on the mic. Hard talk, real hell niggas. I'm internationally known when I be on the mic. Hard talk, real hell niggas. I'm internationally known, yo. Hard talk, real hell niggas. I'm internationally known when I be on the mic. Hard talk, real hell niggas. So all hell the
inside. Quando vivo, quando scrivo, se respiro, rap inside. Quando sfido, la mia pino, uscito il mio destino. Rap inside. Quando vivo, quando scrivo, se respiro, rap inside. Quando grido, dentro un micro, sfido il mio destino. Rap inside. Qual è il cicco che ti smazza la hit voodoo? È fan pa' you, è fan pa' you. E si avanza, si prende, si spinge mo. È funky do, è funky do. Viene via come viene a chi viene da sé. È funky c'è, è funky c'è. Con ste ritmiche tecniche da Shogun. È funka un, è funka un. È funka un, è funka un. È funka un, è funka un. Cosa? Ma che è sta merda? Eh? Beh, in effetti. Perché non cacci un po' di sapido rap? Ah, sapido rap è quello che si straccia qua. Hablano bla bla, cicettone slabra. Sto magma come fa chi non sgamba. Mi banfi di bamba, babbo sta branda. Come King King, fammi il giusto team. A Bologna è un film, sbattaccare lo team. Puoi buttarla sulla gag come Mr. Bean. Ma non puoi fare il capo degli assassini. Io solo come Nemo nel mix di Fritz. E non vado in skate, ma c'ho tricks di Fizz. E ci credi o no, chicks, da Unix ai Fritz. Mo mi spingi nella tua playlist. Proprio Mr. Chicks is a disco pisco, smisto hits e shits e viste il bismo. Business di freestyle, missi sta pista qui pisto. Fisso, non previsto. Quale cicco che ti smazza la hit voodoo? È fan pa' you, è fan pa' you. E si avanza, si prende, si spinge mo. È funky do, è funky do. Sta rifatto, ceppo, metico, spacco. Cogito la logica che non v'è. Test per snacks, pressi tex, jazzy rex. Indie distingui mie, PS next. Fruisci hashtag, fatti flashback. Quando stavo all'angolo, cash e stack. E prec messe, ti stranisce no. Ma se mai non lo sai, mi suona meglio mo. Mi suona chiaro mo, sa da fare mo. In più è legale mo, e ti sale mo. È un bacino, segui il film con malanimo. Quando chick picks, twist e cagna mo, tu vai con i brat and roll, seduco beats, ritristi col lessico, produco il classico, flash e poi si va giù, quando è il cicco che ti smazza la hit voodoo, quando è il cicco che ti smazza la hit voodoo, è funk pa' you, è funk pa' you, e si avampa, si prende, si spinge mo, è funky do, è funky do, viene via come viene a chi viene da sé, è funk che c'è, è funk che c'è, con ste ritmiche tecniche da Shogun. Fanca un, e fanca un. Sica, cica, pizza serie A. Pasta seria, suona in zona Italia. Si sdraia in starea, sa storia mia. Pigliato e già sta nell'aria. Dimmi chi vi ha che ti fa sto flan. Come Cicce e Tuan, e tua tu sta by. Come su Sound System, Nes programma. Un crossover tra Murlo, Lo Mais e Samba. Balla con me, Juan. Tony che MC, questa ambaradan. Funk ti fa da pandan. Queste frasi su basi che trambano. Grasse flambano, in più si impongono. Prepo, brepo, con cinque pellini esprimo. E vengo da soli e dimo. Appartengo a SM con graffedino. Tu passa il micro, amico, che io vi avvido. Dimmi se ve ne, ma lo sai anche te. Dimmi se ve ne. Costa pasta, se mi dà sempre calda. Costa pasta qua. Se lo vuoi te venai, io lo smazzo mo. Se lo vuoi verai. Ci capisco, questo funk nel tuo stereo. Nel tuo stereo. Oh, oh, oh. Bentornati, bentornati. Era Maestro Neffa con il suo ultimo album con cui dava un addio alla scena hip hop italiana. Dall'EP del 99, Cicco Pisco, Funk Ayun. Tutto a posto? Sì, sono, scusatemi. Grande pezzo, ci ha lasciato, che dobbiamo fare? Bova, che ne dici? Hai capito qualche parola di questo pezzo? No, stavo pensando ad altro. È bello quando pensi ad altro. Lui pensava ad altro, io stavo facendo il giocatore accanito di GTA quando c'è la lag che si chiude contro il muro. Beh, abbiamo parlato pure di blues. Infatti, quindi... Comunque, grande pezzo. E abbiamo due domande che ci sono arrivate. Sì, due domande che... Che il caro Lollo ha scritto da qualche parte e non trovo perché... ce l'ho qua, ce l'ho qua. Evviva! Allora, la prima... Scrive. Scritta gigantesca, tra l'altro. L'ho scritta io, ragazzi. Ah, okay. È perché per i disabili che non riescono a leggere. Allora, la prima domanda ce la fa Pietro, a.k.a. Nicefor, sì. Che abbia una domanda, diciamo, classica, a cui penso che tutti noi ci teniamo di rispondere, che è: cosa pensi degli artisti della scena rap locrese? Allora, partendo dal presupposto che negli ultimi anni si è veramente, veramente riempita di bella gente. Partendo da questo presupposto. Bellissima. No, seriamente, non fate gli scemi, ragazzi. Sto parlando di... Cioè, tipo?
tipo io, tipo Giacomo, vabbè, tipo tu. Gli ultimi anni, tu hai iniziato nel 2009, non mi sembra. Prego, nel 2009 ero già al primo disco, Vincenzo, io ho iniziato nel 2007, se vogliamo chiarire le cose. Cioè, ecco, ultimi anni penso che dicono dal 2011 poi. C'ho quasi 10 anni di attività nella scena. Sì, dai, rock. Dai, dopo i super pompini però dici qualcosa. No, sto dicendo... la replica è pomeriggio. La replica. La replica. Gianluca. Piaccia Marino. Dai. Allora, sentiamo. Voglio sapere la tua opinione, poi voglio dare la mia. Guarda, ti ripeto, tanta brava gente, soprattutto tanta bella gente, anche qualcuno che ogni tanto fa errori, c'è chi si crede di essere qualcosa che non è e c'è chi non pensa di essere bravo al livello in cui è. C'è una domanda un po' enigmatica questa. Cosa ne pensi della scena rap locrese? Secondo me c'è un fermento che è stato un pochino veicolato anche da noi. Mm-hmm. Ti spiego. Ti spiego un attimo. Noi abbiamo portato, tipo ad esempio con il Rap Inside, mm-hmm. Tanti ragazzi che avevano voglia di cantare a poter suonare, a potersi esibire. E questa cosa forse ha anche coinvolto anche altri ragazzi, no? Ok. Esatto. Purtroppo, però, come ogni movimento, come ogni cosa, c'è sempre chi non lo fa come per interesse, come ti posso dire, perché gli piace. Per interesse proprio, diciamo. Ok. No, ce ne dice, faccio un pezzo perché mi rispecchia, mi piace. Lo fa per accontentare un pochino. Come dicono gli Holocaust, lo fanno per la fregna. Sono gli Holocaust. Ecco, i momenti lui. Capito? E c'è una parte di scena che è molto giovane, secondo me è frizzante. C'è l'altra invece anche che è un pochino stantia, che non aiuta e basta. Mi fermo qua. Potrei parlare io. No, meglio non far parlare il Bova. Sì, il Bova è, sai il film, come si chiama? Quello The Dog. Danny the Dog. No, a me mi ricorda più Rayman. No. Rayman. Noi abbiamo Bova the Dog. Comunque, sì. Un'altra domanda, qual era per i ragazzi che sono stati a Siderno? Ci hanno chiesto cosa ne pensiamo dello show di Shark e Groove a Italia's Got Talent. Allora, io personalmente ci ho parlato parecchi anni fa, quasi 3 anni fa, ho avuto l'onore, se così si può dire, di condividere lo stesso palco a Siderno in piazza. Sì, mi ricordo. E ho parlato più con Shark che con Groove, perché Groove era un po' più sulle sue, sarà forse carattere. Però dico, un ragazzo innanzitutto molto umile, moltissimo umile, ci abbiamo chiacchierato veramente proprio a cuore aperto davanti a un bicchierino di birra. Cioè. E ti dico... Il pezzo mi piace, il primo, quello che hanno portato la prima volta, perché ho sentito un altro su YouTube, hanno preso una brutta direzione, quella dei soldi. Quindi hanno iniziato a fare i pezzi perché bisogna fare soldi e non è così, perché non sono malaccio, come di base non sono malaccio, quindi possono veramente tirar fuori bella roba. Secondo me sì, non ho sentito il pezzo che dici tu, io ho sentito solamente il mondo gira. Sì. Quella, okay. vedi, quella è sulla direzione giusta, diciamo, c'è un pezzo peso, diciamo, un bel pezzo con una bella tematica. L'altra è un po'... Non lo so, non l'ho sentita nemmeno. Lo so, ne vedete ragazzi, io non parlo perché mi piace parlare, parlo perché sono documentato, almeno sotto questo aspetto. Perché la prima c'era Groove che era bravo e pure Shark, poi hanno citato De André, quindi mi hanno comprato... Ecco, il Bova lo compri o citando De André o con una Peroni. Basta una. Una Peroni e il Bova è tuo. No, comunque i ragazzi sono bravi, se non altro hanno quell'umiltà, quella voglia di fare, quell'entusiasmo. Esatto. Che a mio parere comunque fa bene. Io ti ripeto, io ci ho parlato con loro questo quasi 3 anni fa. Quindi adesso non so se questo evento gli ha fatto bene, li ha maturati, o gli ha fatto male, gli ha fatto montare la testa. Questo è quello che che spero non avvenga comunque. Comunque secondo me è sempre restare, come ti posso dire, piedi a terra e sguardo in alto. Piedi a terra, sguardo in alto, soprattutto non montarsi subito la testa. E questo è importante per i ragazzi che magari lo fanno in zona. Questo, pensate a dare dei contenuti ai
pezzi che esprimano quello che siete voi piuttosto che esprimano idee di altri. Comunque, amici miei, siamo a un momento catartico, un momento catartico perché c'è il momento Bova. Io direi, Mr. De Fiores, di partire. Bova, Bova, Bova. 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 È morto. Lord Abov, di cosa ci vuole parlare oggi? Oggi parleremo, caro fedele Lorenzo, dei mastering. Sì, il mastering. Sentiamo. E comunque, di come i rapper tengono il microfono. Come voi sapete, ogni volta che vedo un ragazzo che fa rap che prende un microfono, mi parte un ictus. Ma ci spieghi perché, Lord Abov? Allora, molti quando prendono sto microfono lo tengono davanti alla bocca, come è giusto che sia. Ma a modello blow job o a modello... Esatto, a modello blow job. E poi quando fanno job le doppie quando fanno le doppie lo tengono ancora più vicino, e quindi il suono piccia, chiamiamolo pitch, così. Minchia, ha pitch. Detto piccia senza sbagliare. Esatto. Anche se non e quindi non nelle doppie pitch. Quando fanno le doppie non si capisce niente. Nel mastering vedo che molti equalizzano a cazzo. Bene. Mm-hmm. Molti non equalizzano addirittura. Non equalizzano. Esatto. Cioè io non capisco niente in mastering, però mi accorgo quando ci sono i bassi tolti, tagliati, gli alti messi a cazzo. Cioè... Ma perché? Perché? Diciamo questo perché. Perché tu sei Abov. Io sono Abov. Tu sei cielo, ragazzi. Terra in ogni luogo. E quindi, capisci, cari fedeli, io vi dico in vive bifrante. Aspetta, aspetta. Walter, non riusciamo a mettergli un filino di riverbero in più per farlo sembrare... No, niente. Cari fedeli, con viva e vibrante soddisfazione io vi chiedo: se volete fare mastering, imparatevi a fare sti cazzi di mastering. O venite all'Arkham Records. Esatto, registrate. Oggi solo con voi due pezzi Arkham Records a soli 10 euro. Due pezzi a soli 10 euro e in omaggio solo per questa settimana il numero di Vincenzo Bova. Oh yeah, con un jublob. Un Joe Blob con la panna. Comunque, il momento Bova è andato. È stato piuttosto lieve e tranquillo. Sì, ti abbiamo visto tranquillo paura, e misurato. Ti giuro che avevo paura. Sì, perché ogni volta sudo io. No, il momento odio è fra due settimane. Cioè, mi sudano le gocce di sudore. Anche le gocce di sudore sudano quando parte il momento Bova. Comunque, il pezzo che ci andiamo ad ascoltare adesso è di un nostro compatriota, amici miei. Mr. DJ Luigi con featuring Mad Yusa. Questa è Alla Lontana. Bless you. Accoppate le mani. La musica regna sovrana. Voglio tenere lo stress alla lontana. Schemi che mi rendono press alla lontana. Mesi che mi rendono teso alla lontana. Qui la musica regna sovrana. Voglio tenere lo stress alla lontana. Schemi che mi rendono press alla lontana. Mesi che mi rendono teso alla lontana. Qui la musica regna sovrana. Questo è funk, crepperia, basso, batteria. Basta ne imbastire st'impasto e prendo il via per la via del deep. Divertimento sul beat, intrattenimento tra snare e kick. Porto hip che sta hop come Bista Bob, come Boogie sta Oogie, come un trip stay funghi. Ingaggio il viaggio, ritma, sillaba, luce e raggiungo rifugi da sti fuggi. Fuggi qua l'ambresse, ambresse, a me non interessa. La penso come grafo e fra zero stress. Espello tossine, fitness con le rime, cime per concime, fanculo a sto regime. Mollo le cime giusto quando ti imbarchi. Navigo per mari solcati da Bismarck. Tavo yuka kumia, un Bismarck. Manco se t'allena il più figo da Rigo Sacchi. A pacchi ne so, oh, pacchi non ne do, oh. Pacchi sulle spalle non ne voglio, non ne ho, oh. Pacchi con le palle si ne frane, oh. Ma se spacchi le palle proprio e ne ho, mo. Voglio tenere lo stress alla lontana. Schemi che mi rendono press alla lontana. Pesi che mi rendono teso alla lontana. Qui la musica regna sovrana. Voglio tenere lo stress alla lontana. Schemi che mi rendono press alla lontana. Pesi che mi rendono teso alla lontana. Qui la musica regna sovrana. MC part time, ma prendo a pieno il mio tempo. E quando è il party time, io porto il portamento col talento. Apro via copiglia.
mi piglio questo pinnolo di rima e mi ripiglia. Tengo il tempo anche col battito di ciglia. Seguo l'istinto, sento che mi consiglia. Il passo si concilia al ritmo della storia. Deduco che mi piglia, conduco col mio flow. Mo. Fammi fa cacca, me impegna appena giù blow. Immerso nelle note, ti guardo da uno blow. Navigo nel gusto e nel flusso sonoro. Coloro col suono e suono che affiora tracca sul molo. Vedo la libertà come la statua. New York mi infatua. L'hip hop e non si narqua, la sopracciglia stop. A parte quando agende bovina, vina ed è acqua. Che già da tempo rap terapia assopisce il tormento, rapisce lo spavento, capisce che pavento. Subisco troppe volte ma stavolta non intendo. Voglio tenere lo stress alla lontana. Schemi che mi rendono oppresso alla lontana. Pensi che mi rendono teso alla lontana. Qui la musica regna sovrana. Voglio tenere lo stress alla lontana. Schemi che mi rendono oppresso alla lontana. Pensi che mi rendono teso alla lontana. Qui la musica regna sovrana. Alla lontana, amici miei, my dall'album friend? Alla lontana di DJ Luigi Medusa. Uscito tra l'altro il video del pezzo nel 2014, ragazzi. Felice di poter ascoltare il caro DJ Luigi. E qua c'è il Bova che intanto fa appellazio con il microfono. Ti è piaciuto il pezzacciolo? Bello, sai, vabbè, DJ Luigi a me non è mai stato tanto simpatico. Non so perché è quella cosa. Per quella la voce. La voce forse un po' che fa così, che mi dà fastidio. No, ma vabbè, ma Caparezza, cioè Caparezza compensa in capelli. Quel tono nasale in capelli e in bravura. Sì, ecco, sì, che ci arrivano le domande. Sono arrivate altre due domande. Vieni e qua, abbiamo Vincenzo, cosa? Che tu sei pericoloso, Vincenzo. Allora, vediamo. Allora. Ho due domande, sempre se si può, mi ha detto. Aspetta, ti telefono. Lollo, tu non sei ce la faccio, Jack, non ce la faccio. Jack, è difficile. Un attimo, girati. Non si gira. Va bene, ok. Okay. Allora, ci dice Pietro Nicefor. Yeah. Allora, due domande. Una per il mio maestro Cromosoma. Grazie. Sempre Pietro. A riguardo della scena rap locrese. Quale CD o mixtape secondo i tuoi gusti è il migliore? Allora, il miglior CD della zona... partendo dal presupposto che secondo me a livello di qualità di suono, di strumentali, di basi utilizzate e anche di testi e di significato, lui è l'altro che potete trovare in feed online. Partendo da questo presupposto. Patumete! La modestia. Un vecchio Jack, obiettivamente. È il 2010. Era un agosto del 2010 in cui io e Mr. Ago MC... E ci siamo direttati in un 2009, progetto. No? Molto, secondo me, un bel disco che aveva quelle sonorità che non si ritrovava, non le ritrovavi in un altro disco, capito? Non esatto, erano scontate. Esatto. Era apposta, anche perché era quasi interamente suonato fisicamente dal vivo. E bei testi. Chi ha curato le produzioni lì? Le produzioni sono tutte mie. Che sia chiaro, tutte quante le basi che sentite in lui e l'altro, che comunque potete trovare su YouTube, sono tutte quante di questa mano e di quest'altra. Chi che sarebbero? Quindi, con Federica e Veronica. Federica, sì, e Veronica. L'altra domanda mi dice, una per me, Jack. Quale artista rapper italiano ti ispira o rappresenta di più? Stiamo parlando di rapper italiani, eh? Di rapper italiani. Io la risposta la so già, quindi. Io pure. No, guarda, non saprei dirti che mi ispira. Che mi ispira, forse probabilmente saranno i Chaos. Saranno sì, i Chaos. Vabbè, ciao. Saranno Chaos. È un artista che è sconosciuto totalmente, Murubutu? Ragazzi. Che è Murubutu e Claver Gold. Sono quelli che mi piacciono di più in generale. Anche Rancore è interessante, per carità di Dio. Ha quella alla timbrica che non mi fa impazzire. Però molto interessante. Quindi. Mi piace. Sono, purtroppo sono diventato, col tempo sono diventato molto diffidente verso la zona mainstream. Anche se ultimamente Marrakesh mi ha fatto un po' ricredere. Anche dai, lui ha fatto un bel disco. Lo, non si può dire niente. Ma finora abbiamo mandato musica seria e tu mi inizi a parlare di Marrakesh. Vabbè, ma com'è possibile? Ho diviso underground e mainstream, amici. Sì, sì. Infatti. Comunque, siamo giunti alla fine della puntata. Amen.
Bova, hai da dire qualcosa? Ragazzi, come sapete, Natale fa cagare. Infatti Dio ha creato San Patrizio. Bene. Esatto. Che tra l'altro io vorrei ricordare che il giorno di San Patrizio coincide esattamente con col compleanno del nostro Vincenzo Bova. Oh yeah. Quindi non so se è stato un caso della natura. Bravo, so se è stato Patrizio. Un caso della natura, ma il signor Patrizio ha deciso di diventare santo proprio il giorno in cui nasceva. San Patrick Day. Ma uno diventa santo. Sando. Come diventa santo? Quando muore. No, uno diventa. Bova non è ancora morto, e per me è un santo. Cioè, la mia religione, capito, mi impone di pregare Lord Bova. Parlando di cose serie, ora metteremo un pezzo rock irlandese. Wow. Vediamo se lo pronuncia bene, prego. Dropkick Murphy. Yeah! Aspetta, che ancora manca il titolo. I'm shipping. Ecco qua, lo sapevo che non ce la facevo. I'm shipping up to Boston. Yeah. I'm shipping up to Boston. Comunque, sì, yeah. Comunque, sì, infatti, sì, salutiamo tutti i ragazzi, ci risentiamo, amici miei. Venerdì dalle 21:40 alle 22:40, in replica il mercoledì dalle 17:40 alle 18:40. Bless you e ascoltiamoci il pezzo, bella. Yeah.